È una conferenza stampa abbastanza particolare perché realmente occupa tre notizie. Strategia della comunicazione avrebbe voluto, in condizioni normali, che si fossero fatte tre conferenze stampa, no? Perché insomma, visto quando si fanno le cose, si cerca di dargli ovviamente la massima visibilità possibile. Però abbiamo ritenuto più opportuno invece presentare queste tre novità in un'unica conferenza stampa, per una ragione ben precisa, perché presentiamo più che delle notizie del giorno, presentiamo una progettualità che va avanti. E quindi era giusto. Probabilmente abbiamo ritenuto giusto che il tutto accadesse in un'unica, per così dire, sessione. Allora, sapete che l'assessorato che dal sindaco e dal consiglio mi è stato affidato riguarda culture e turismo. E più tempo passa, più siamo confortati dalla scelta fatta dal sindaco Petrangeli di unire cultura e turismo. Perché andando un po' in giro in Italia in questo periodo, parlando con enti, con altri comuni o con enti sovraccomunali, con le regioni, province, troviamo sempre più consenso nei confronti di questa scelta che lega in modo inscindibile due caratteristiche che dovrebbero essere dominanti nella quotidianità delle notizie italiane. Perché di cultura e di turismo dovremmo vivere. Dovremmo essere un paese che vive di queste due cose, ragion per cui metterle insieme, cioè qui il turismo in Italia è prevalentemente turismo culturale, ce lo dicono anche le statistiche, ce lo dicono le inchieste che vengono fatte, e quindi condurre il tutto in una unica formula sta portando dei benefici indubbiamente importanti. Allora, oggi le cose delle quali vogliamo parlare sono tre, dicevamo. Due riguardano in modo specifico l'aspetto proprio di visibilità turistica. E il primo del quale vogliamo parlare è finalmente la produzione di una brochure che riguarda la rete turistica, ma nella quale rete turistica l'aspetto culturale è abbastanza dominante. E vedete che già dalla copertina risulta abbastanza chiara quali sono, risulta abbastanza chiare le tematiche sulle quali non solo lavora la brochure, ma le tematiche sulle quali stiamo lavorando come amministrazione comunale per aumentare i flussi turistici della città. E quindi c'è una parte superiore dove c'è in arancione cultura e spiritualità e una parte inferiore in verde che è sulla natura o più generalmente sull'ambiente. Il taglio della brochure è un taglio abbastanza nuovo, diciamo, nell'ambito delle. Io, insomma, sapete, provengo dal settore, quindi ho ascoltato colleghi, ho dato un'occhiata alle produzioni che sono state fatte un po' in giro ed il taglio è abbastanza nuovo perché non ha ovviamente la pretesa di essere una guida turistica, perché guide turistiche ce ne sono in vendita nelle librerie, quindi chi vuole documentarsi in modo dettagliato sugli aspetti diciamo fondamentali turistici della città lo può fare acquistando le guide. Questo ha una prima parte che è una presentazione. Tra parentesi ci tengo a sottolineare presentazione della città firmata da Isabella Brega. Isabella Brega è la vice direttrice di Qui Touring ed è, diciamo così, una delle più autorevoli firme del giornalismo italiano di ambito turistico. E ad Isabella Brega, che è un'amante della nostra città, la frequenta, non dico con assiduità, ma insomma diciamo è venuta molte volte in città per varie ragioni, ha un po' riportato quella che è la sua impressione della città. Quindi gli avevamo chiesto, ma era comunque poi nel confronto che abbiamo fatto, era esplicitamente sua intenzione dare un taglio abbastanza esperienziale alla presentazione della città. E l'esperienzialità appare già evidente dalla copertina, perché vedete che il titolo è Rieti 48, non nel senso che vogliamo fare la rivoluzione, ma anche. Luca Fornari del dottor Bertini, prego accomodatevi qui, ma anche sottolineare un aspetto fondamentale del turismo che intendiamo promuovere in questa città.
ovvero un turismo cosiddetto da short break, cioè da breve intervallo. Voi sapete che in questo periodo, prego, accomodatevi pure, ma adesso facciamo tutte le presentazioni, non l'ho fatto aspettando voi. No, tranquillissimi. Quindi dicevo, è dominante questa connotazione di short break nel turismo attuale, quindi degli intervalli brevi, per varie ragioni, perché sono diminuiti i tempi da dedicare alle vacanze e soprattutto, ahimè, sono diminuiti anche le liquidità per familiari da dedicare alle vacanze. Quindi il turismo è sempre più fatto di brevi uscite, magari più frequenti rispetto a prima, ma quel mese classico di vacanza con la quale noi intendevamo la vacanza quando ero bambino io, per esempio, ma anche fino a qualche anno fa, è un po' tramontato. Quindi Rieti 48 è un'esperienza, come dice, saperi, sapori, sentieri, Rieti dintorni in 48 ore. Quindi c'è una prima parte che è di presentazione esperienziale fatta da Isabella Brega e che ho trovato molto molto calzante con la città, non solo con la città com'è, ecco, teniamo presente una cosa, non solo con la città com'è, ma con la città come vogliamo che diventi. Perché ricordiamoci che quando presentiamo la città ai turisti, se noi sappiamo che abbiamo quattro cassonetti rotti, non è che lo dobbiamo scrivere sulla guida, insomma, questo perché poi mi immagino già che ti cominceremo, però. Quindi è chiaro che la presentiamo così come deve essere presentata per essere appetibile. Nella seconda parte, invece, novità, abbiamo voluto dare un taglio abbastanza commerciale al prodotto. Commerciale non nel senso che il comune sia diventato tutto operetto, assolutamente niente affatto. Un taglio più commerciale perché nelle esperienze che si vivono nel turismo ci devono essere delle cose da fare, perché è inutile continuare a dire venite a Rieti perché è carina, vabbè, ok, benissimo, è carina, ci sono il 60, 65, 70% delle città italiane che sono da carino in su, quindi noi abbiamo voluto raccontare non solo venite a Rieti perché è carina, perché è una città che dà emozione e lo ha raccontato Isabella Brega nella prima metà, ma abbiamo voluto raccontare cosa si può fare a Rieti in queste 48 ore di soccorso. E abbiamo chiesto agli operatori turistici del territorio, alcuni dei quali sono presenti e che ringrazio moltissimo per la presenza, abbiamo voluto offrirgli, più che chiedergli, una vetrina per i loro prodotti. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative che sono normalmente portate avanti dagli operatori turistici della città, che vengono presentate con un breve testo descrittivo e con i dati di riferimento affinché possa essere trovato l'operatore da chi è interessato al prodotto. Questa brochure ha una doppia funzione prevalente, perché qualche obiezione viene, ma perché si produce ancora cartaceo quando la promozione turistica corre sul web? E lo sappiamo che la promozione turistica corre sul web. Però il cartaceo è ancora fondamentale e vi spiego in quali, già perlomeno in quali due occasioni. Intanto purtroppo viviamo in un paese che anche il web è vero che lo usa tanto, ma non è a diffusione capillare e totale come lo è per esempio in altri paesi centroeuropei. E poi perché ci sono due occasioni nelle quali è indispensabile avere il cartaceo. Una è alle fiere turistiche. E siccome la Regione Lazio, nella persona del Presidente Zingaretti, che ha voluto tenere per sé la delega al turismo, ci continua a dire, ce l'ha ripetuto anche ieri, che sul turismo punterà tanto, noi sappiamo che ci sarà di nuovo partecipazione a fiere turistiche, a borse del turismo. E alle borse del turismo bisogna portare qualcosa, perché la gente va a prendere qualcosa di carta, perché altrimenti non va alla fiera e si informa sul web. Se va alla fiera è perché vuole sia il contatto con l'operatore sia vuole portare con sé qualcosa indietro che poi con tranquillità a casa riguardi. E questo è un aspetto, ma considero ancora più importante l'utilizzo di questa guida per gli operatori locali, soprattutto dell'ospitalità e della ristorazione. Perché quando si arriva in albergo, noi siamo abituati nel viaggiare, che si entra in albergo, si prende la chiave della camera e si chiede, senta, ha qualcosa sulla città? Così do un'occhiata, magari mi informo per le cose che posso fare. E questo diventa uno strumento di informazione commerciale in loco. Quindi quando andranno in uno degli hotel del Comune di Rieti, il titolare dell'impiego della reception può consegnare la guida attraverso la quale il turista potrà capire immediatamente quali sono
le attività che può svolgere a Rieti in quelle 48 o auspicabilmente 72 ore di soggiorno. Per quanto riguarda Guida, cerco di essere brevissimo perché le cose da dire sono tante e poi devo passare la parola agli ospiti che adesso vi presento. Per quanto riguarda la guida, che è stata stampata dalle Arti Grafiche Nobili Sud, le foto della parte istituzionale sono di tre fotografi reatini, e nello specifico Enrico Ferri, Fabrizio Naspi e Emanuele Ciccomartino, che è un fotografo reatino che lavora all'estero, recuperato grazie al progetto Eurieti. Devo ringraziare la traduzione di Claudia Di Loreto, professionalissima e perfetta, di bellissima lettura anche in inglese. E devo fare un ringraziamento particolare all'architetto Emanuele Rinaldi, perché non solo su questo, ma su un'altra cosa della quale stiamo per parlare, ha dato un apporto tecnico e dirigenziale direi determinante. Quindi questa è la brochure sulle quali poi faremo domande. La seconda cosa della quale voglio parlarvi è una notizia che vedremo tra pochi minuti, ci avviciniamo insieme a dargli un'occhiata. Riapre finalmente l'ufficio turistico di Piazza Vittorio Emanuele. Voi sapete che con la con la trasformazione delle aziende di promozione turistica delle province del Lazio, confluite tutte nell'agenzia regionale, è venuto meno un momento fondamentale, che è quello dell'informazione al turista. Sono venute meno tante cose, però diciamo una cosa fondamentale, tra le altre, una di quelle che proprio lascia una ferita vera, è quello di non avere l'opportunità di informare il turista. E quindi con uno sforzo e con una decisione della quale, a proposito, ringrazio anche il consigliere Daniele Mitolo che si è prodigato affinché questo riuscisse in qualche modo ad andare avanti, siamo riusciti a recuperare il locale che era di proprietà comunale ma dato in affitto alla regione, che poi non pagava l'affitto, quindi insomma diventava un problema. Quindi siamo riusciti a recuperare il locale, anche qui grazie all'architetto Rinaldi lo abbiamo anche risolto in modo esteticamente direi assolutamente bello, e riapre da domani mattina, perché ci aspetta un'estate abbastanza calda, non so se dal punto di vista meteo, ma dal punto di vista turistico, culturale e sportivo direi forse l'estate più memorabile degli ultimi anni. Partono i campionati europei juniores di atletica leggera da dopodomani, e quindi ci sono 2.000 visitatori stranieri a Rieti ai quali abbiamo come amministrazione l'obbligo di dare delle risposte, e le risposte del settore turistico saremo in grado di darle con l'ufficio di informazione, che tra parentesi avrà degli interventi tecnologici importanti, per cui avrà anche della multimedialità, diciamo ci sono delle grandissime novità, quelle non possiamo presentarle oggi perché sono in itinere, però insomma diciamo che da domani mattina finalmente in piazza tornerà un luogo dove si può fare informazione. E non so se qui c'è anche qualcuno non reatino, nell'eventualità tutto il materiale promozionale che avete, visto che in questo momento c'è questa assenza istituzionale, tutto il materiale promozionale anche di altri comuni che avessero piacere di essere distribuiti e avere visibilità nel capoluogo reatino di provincia potranno essere ospitati. Ma, e poi passo la parola al sindaco, ma la cosa, forse diciamo il fiocchetto su questa presentazione, e questa è la ragione della presenza di Sandro Bertini e Luca Fornari, rispettivamente presidente e direttore dell'ATCL, dell'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio, è che dal 27 luglio al 3 agosto, come potete vedere nelle due locandine affisse, a Rieti ci sarà l'evento culturale più importante dell'estate regionale. Evento culturale del quale dobbiamo ringraziare veramente in modo commosso, quasi commosso, sia le due persone presenti qui, Bertini e Fornari, ovviamente tantissimo l'assessore regionale Lidia Ravera, che ha voluto in questo modo
riconoscere alla città di Rieti un, una sorta di, come posso dire, di premio per questo anno che abbiamo portato a termine, anno nel quale diciamo dal punto di vista di culture e di spettacoli abbiamo fatto veramente cose egregie. C'è stata riconosciuta la progettualità, c'è stata riconosciuta l'incremento di fruizione, nella fruizione degli spettacoli e della cultura, ci sono state riconosciute tutta una serie di cose delle quali non possiamo che essere assolutamente grati. Scusate se sono stato un po' lungo, ma insomma le cose erano tante e a questo punto chiederei al sindaco di Rieti di completare questa cosa prima di passare poi all'aspetto tecnico del festival.